Ciao Cinefusi.it, il 18 gennaio arriva nelle sale italiane Il Punto di Rugiada, un film diretto da Marco Risi e distribuito da Fandango, che vede all'interno del cast un mix di attori noti ed emergenti, tra cui troviamo il protagonista Alessandro Fella, poi a seguire Roberto Gudese, Lucia Rossi, Massimo De Francovic, Luigi Di Berti ed Eros Pagni. Il film dura 1 ora e 52 minuti e racconta la storia di Carlo, un giovane viziato e benestante che in una notte da ubriaco provoca un incidente stradale in cui una ragazza resta sfregiata. Dopo questo incidente stradale viene condannato a dei lavori socialmente utili all'interno di una residenza per anziani di lusso, all'interno della quale incontrerà poi Manuel, che si trova in pratica nella sua stessa situazione, per essere stato colto in flagrante mentre spacciava. Due ragazzi vengono accolti dal direttore, che precisa sin da subito come loro non siano una risorsa, ma bensì un peso all'interno di questa struttura, e li accompagna e li lascia guidare da Luisa, una giovane donna che lavora da tanti anni all'interno della RSA e che sembra sin da subito avere un legame passato con Carlo. Poi a seguire, insieme a lei, si aggiungono le figure degli ospiti, che sono delle figure di grosso spessore con delle grandi storie, che, come ad esempio un ex colonnello, un fotografo che ha il nome che si chiama Dino, che non a caso, appunto, secondo me, fa riferimento al padre del regista, oppure un poeta di nome Federico. Detto questo, i due ragazzi iniziano ad inserirsi all'interno della struttura fino a creare un legame forte con questi ospiti e con i dipendenti di questa. Che dire, allora, partendo dalla scelta, insomma, della storia, della trama in sé, del soggetto del film, secondo me l'idea, la partenza era molto molto interessante. Io, leggendo quella che era la sinossi del film, ho pensato sicuramente è un qualcosa di diverso, di originale, che si vede poco all'interno delle sale in questo momento. Purtroppo mi sono dovuta ricredere, perché una volta iniziato il film, nonostante ci fosse un bellissimo confronto tra queste due generazioni, che sono i giovani che hanno tutta la vita davanti e questi anziani che appunto sono al termine, in un certo senso, della loro vita, nonostante questa bellissima messa in scena di queste due generazioni a confronto che condividono e vivono tante esperienze ed emozioni insieme, il film risulta essere, in un certo senso, superficiale e banale nella messa in scena dei personaggi, nella caratterizzazione di questi, nel racconto di queste storie, di questi appunto ospiti della struttura in particolare. Perché dico questo? Allora, in realtà tutti i personaggi hanno un profondo spessore, hanno delle storie degne di nota alle spalle, parlo in questo caso degli ospiti. Solo che vengono trattate con superficialità, molto spesso affidate a dialoghi molto, cioè, artificiosi o quasi fine a se stessi, senza insomma, spessore, nonostante trattino dei sentimenti universali. Nessuno di questi dialoghi ci porta ad empatizzare con i personaggi in questione, perché appunto nessuno di questi dialoghi e nessuna di queste storie, perché appunto vengono trattate con superficialità, alcune volte buttate lì e poi riprese dopo un po' di tempo, insomma, del film. E quindi io ho fatto veramente veramente fatica ad empatizzare con questi. Anche ad esempio, appunto, senza spoilerare, insomma, quella che è la storia e le dinamiche del film, faccio riferimento appunto alla figura della ragazza che viene sfregiata all'inizio. L'argomento viene trattato poco e con molta, molta, molta banalità. Quindi, secondo me, tutti gli argomenti, facendo riferimento soprattutto alla sceneggiatura, perché del resto non avrei troppo da dire, perché si tratta di una regia abbastanza classica, nulla di così eclatante, e quindi facendo riferimento alla sceneggiatura, che è la cosa che insomma, dalla quale mi aspettavo più risvolti, un qualcosa di nuovo e di interessante, vista la trama, diciamo, un po' più originale.
Facendo riferimento alla sceneggiatura, ho visto un forte flop, diciamo, perché appunto tutte le storie che vengono, come ho già detto, tutte le storie che vengono citate poi vengono lasciate lì un po' al caso e non affrontate, nonostante i sentimenti universali, ho fatto fatica ad empatizzare, a provare delle emozioni. Nonostante appunto si tratti di storie condivisibili e di sentimenti condivisibili e appunto universali, come ho già detto. Mi dispiace perché appunto mi aspettavo tanto da una storia originale come questa, in un certo senso originale come questa, e purtroppo devo dire che il film, secondo me, insomma, ha perso tantissimo per questo motivo qua, e quindi nonostante avesse degli ottimi punti di partenza, purtroppo non, le mie aspettative sono calate da un momento all'altro, quindi di conseguenza non consiglio il film perché mi dispiace, ma è un film comunque godibile che se visto insomma in modo superficiale in un certo senso sicuramente non è un film da non vedere, però allo stesso tempo non mi sento di consigliarlo perché appunto credo che si potesse fare molto di più con una storia del genere, con dei personaggi del genere, e solo alcuni interpreti riescono a riportarci un po' di più, a riportare a galla quello che è il nostro lato emotivo, ma per l'interpretazione in sé e non per appunto i dialoghi che gli vengono affidati, insomma, e le storie che raccontano. Per cui io direi che purtroppo questo film a me non è piaciuto, mi ha deluso perché appunto forse anche perché avevo delle alte aspettative dalla sinossi, dalla trama, dal trailer e quindi niente, non mi è piaciuto sinceramente, non mi sento di consigliarlo, non è comunque un film godibile, ma io personalmente non lo consiglierei. Quindi vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un like, commentate il video e ci vediamo al prossimo. Grazie.